Rodolfo Fersini, continuate questo percorso che poi vi porterà a maggio alle elezioni comunali, il point qua in località Valleggia, è già stato definito un po' di programma o c'è ancora da fare? No, c'è tanto da fare, stiamo facendo dei gruppi di lavoro che affrontano dei macro temi e anche tutta una serie di tematiche relative alla nostra cittadina. Gruppi di lavoro che si riuniscono e appunto la funzione di questo point è duplice. Una è di riuscire tra di noi a vederci e ad affrontare tutta una serie di argomenti e l'altra è anche di fare un punto di ascolto per i cittadini che hanno voglia di dire i loro problemi e di raccontarli a noi. A questo punto punterà anche a comporre la lista. La lista è già quasi pronta o c'è ancora qualcosa da ultimare? No, la lista è ancora da ultimare, dobbiamo fare tutta una serie di valutazioni, considerato che nella lista, come sapete tutti, ci sono tantissimi paletti di genere, Quigliano ha un territorio molto vasto e quindi non dobbiamo dimenticare le frazioni e quindi è un'operazione un po' delicata, la faremo per tempo, comunque adesso il gruppo è molto compatto, molto numeroso e molto motivato. Qualche mese fa pareva che Isetta e il gruppo dovesse unirsi con un unico candidato, invece a questo punto sarete in due a sfidarvi, sarà una sfida leale? Da parte mia assolutamente sì, vengo dal mondo dello sport e non considero gli avversari come avversari da un punto di vista sportivo e non dei nemici da combattere chissà come. Probabilmente abbiamo idee diverse, noi pensiamo che questa amministrazione abbia fatto tante cose sono da migliorare, tante cose sono da concludere, però non ci piace l'idea che il mondo si sia fermato 10 anni fa e che da 10 anni a questa parte non sia successo niente. Noi vogliamo capire a che punto sono i progetti fatti fino adesso, portarli a conclusione e innovare con idee nuove, e con idee che possano portare avanti i problemi dei cittadini.